Siamo in compagnia del sindaco Giuseppe Buzzanca per tracciare un bilancio del 2011 ed anticipare quelli che saranno i progetti di propositi per il 2012. Sindaco, il 2011 si chiude con gli svincoli non ancora consegnati alla città, gli approdi di Tremestieri che richiedono continui interventi e quindi che non sono ancora riusciti a liberare completamente la città dei TIR, con una situazione finanziaria del comune disastrosa, lei stesso ha ipotizzato il possibile dissesto finanziario e con due servizi essenziali per la città rischio, la raccolta rifiuti ed il trasporto pubblico locale di cui si occupano ATM e Messina Ambiente. Visto da fuori il 2011 è un anno dalle tinte scure, visto dal sindaco di Messina che anno è stato? Eccezionale, perché le ricordo che noi nel corso di quest'anno abbiamo consegnato la prima grande opera che i messinesi aspettavano da più di 25 anni, cioè il terzo lotto di quegli svincoli ai quali lei fa riferimento. Abbiamo consegnato il parcheggio Zaera, che tra qualche giorno sarà alla pubblica fruizione. Abbiamo sgomberato il campo Rom, si aspettava da 35 anni. Abbiamo iniziato la bonifica di Mare Grosso. Abbiamo consegnato le villette tematiche. Abbiamo coperto il torrente Trapani. Abbiamo introdotto l'Ecopass. Cioè abbiamo creato i presupposti perché questa città passasse dalla fase della destrutturazione e del cupio dissolvi alla fase della speranza. È chiaro che vi sono molte cose da fare e queste cose da fare non passano dalla volontà o dalla capacità dell'amministrazione, ma passano dai trasferimenti sempre più contratti sia da parte del governo centrale sia da parte del governo regionale che ci sta affamando sempre di più o che ci stanno affamando sempre di più, e a giudicare dalle prime battute del Presidente Monti, noi ci rendiamo conto che altri sacrifici ci aspetteranno. A questo aggiunga che noi non abbiamo conosciuto l'onta della mancanza di raccolta dei rifiuti solidi urbani, unica città capoluogo in Sicilia, e che non abbiamo avuto un giorno di sciopero da parte dei trasporti pubblici locali. Questi sacrifici. La situazione è drammatica però di questi due società. La situazione è drammatica per quello che riguarda Messina Ambiente, perché vi è un commissario straordinario che si chiama Raffaele Lombardo, che è commissario dal 1 luglio 2010, ricordo bene, 1 luglio 2010, e ancora non ha prodotto nessun atto. Quindi è chiaro che noi ci stiamo arrampicando sugli specchi, stiamo razionalizzando le nostre risorse, però penso che si debba parlare di miracolo Messina, perché Messina in questo momento, in mezzo alle tantissime difficoltà, in mezzo alla mancanza di occupazione, in mezzo ai ragazzi che purtroppo non trovano lavoro, in mezzo agli over 50 che perdono il lavoro, sta facendo la propria parte. Il 2011 si è caratterizzato di inevitabili strascichi, ci saranno anche nel 2012 per la questione del doppio incarico. Ricordiamo, lei è sindaco di Messina e anche deputato all'ARS. Perché tanta ostinazione nel non voler optare per una carica o per l'altra, nonostante l'incompatibilità sancita da varie sentenze sui due ruoli? Beh, lei commette un grave errore lessicale quando dice doppio incarico. Deve parlare di doppia elezione. Io non sono stato incaricato da nessuno, sono stato chiamato dagli elettori messinesi a fare il deputato regionale e successivamente il sindaco di Messina. Allora sarebbe immorale non difendere una prerogativa che non è del sindaco Buzzanca o dell'onorevole Buzzanca, ma è dei cittadini. Se questo non lo capiamo fino in fondo e se non facciamo battaglia di principio, noi non andremo da nessuna parte, perché non ci può essere nessuna legge che annulla il volere del popolo. Allora io dico, bene ha fatto finalmente da Guino, dal suo punto di vista, perché questa è una città di ricorsisti e di ricorsopoli, a proporre finalmente il ricorso. Allora sarà un tribunale che dirà se e quando io dovrò lasciare una delle due cariche. Questo è il punto fondamentale. Ovviamente parliamo di cariche elettive, questo è scontato, e comunque lei è l'unico amministratore siciliano ad aver mantenuto le due cariche. E sa perché? C'è un motivo, perché io non ho paura di perdere la carica di parlamentare regionale, perché c'è sempre un motivo nelle cose. Perché nel momento in cui un tribunale, una corte,
dovesse decidere sulle incompatibilità, certamente si decade dalla prima carica, che è quella di parlamentare. Siccome io non ho paura di perdere la prima carica, perché non mi interessa, mi interessa che si riaffermi un principio, che è quello che la democrazia o vale o non vale. Parliamo della situazione politica all'interno del Comune. Nel 2008 lei è stato eletto sindaco di Messina anche grazie ai voti dell'UDC e dell'MPA. Cosa rimane oggi di quell'alleanza, considerato che anche in Consiglio Comunale non sempre è facile raggiungere una maggioranza reale? E a proposito di Consiglio Comunale, i rapporti sono definitivamente compromessi. Quest'anno non ci sono stati neanche gli auguri di Natale con i consiglieri comunali. Facciamo due passi indietro. Il primo: io non sono stato eletto con i voti dell'UDC, dell'MPA o del PDL, ma con i voti dei messinesi, perché la gente è più avanti di noi. La gente non ha votato PDL, UDC o MPA, ha votato il sindaco che voleva scegliere, tant'è vero che c'è una percentuale di voto disgiunto ormai in tutte le competizioni elettorali che è veramente importante. E la riforma elettorale che abbiamo votato in assemblea in maniera chiara e forte definirà che i siciliani hanno capito il sistema elettorale. Allora, se vogliono votare PDL e vogliono votare un altro candidato dalla parte opposta, lo fanno con estrema competenza e con estrema determinazione. Per cui io sono stato eletto con un sistema maggioritario e in questo sistema hanno scelto Buzzanca piuttosto che allora candidato a Francantonio Genovese, con uno stacco di circa 16 punti di differenza. Questo è il primo elemento. Nessun contrasto con il Consiglio Comunale in sé, io li ho anche invitati alla festa, tanto che c'era il Presidente del Consiglio Comunale. Non lo sapevano loro, qualcuno non lo sapeva. E il Presidente lo sapeva e gli altri no. Non si sentono, era la festa con i dipendenti del Comune. E con i consiglieri comunali e con gli assessori, no, era la festa. Questo è molto grave quello che lei dice. Perché lo dicono i consiglieri, non lo dico io. Io lo respingo al mittente questa cattiva impostazione culturale. E loro, come me, siamo al servizio della comunità e dobbiamo collaborare con la macchina burocratica. Io nel momento in cui faccio gli auguri al personale, lo faccio perché credo che da soli non si va da nessuna parte. Allora io ho fatto quel momento di incontro che non è costato nulla, perché è stato un momento di incontro con gli stessi artisti che fanno capo al Comune di Messina, che si sono cimentati per allietare una serata che era una serata di festa, tanto è vero che vi erano alcuni consiglieri comunali, vi era il Presidente del Consiglio, vi erano molti assessori e alcuni consiglieri comunali che sono disfattisti e astiosi non sono venuti non perché non sono stati invitati, ma perché non sono voluti venire. Il Consiglio Comunale lei andrà nel 2012? E perché no? Tutte le volte che sono stato chiamato, ma non per perdere tempo. Un errore commesso, un errore politico ovviamente commesso nel 2011 che non ripeterà nel 2012? Ma guardi, l'errore che io ho potuto commettere nel 2011 è stato probabilmente quello di non spingere ancora con maggiore determinazione, perché coloro i quali volevano mettermi il bastone fra le ruote per completare gli svincoli del mese prima sono stati da me tollerati. Probabilmente non lo farei più, ma forse in quel momento serviva anche maggiore tolleranza. Un'ultimissima domanda, nel 2012 sarà ancora il sindaco di Messina? A meno che lei non decida di cacciarmi via. Non posso. Perché non dovrei esserlo.